Alessandro Scoppa, sindaco del comune di Anacapri. Si lancia il progetto Viva ad Anacapri. In cosa consiste, come funziona e a che cosa porterà? Bene, si sa che con l'arresto cardiaco abbiamo pochissimi minuti. Pochi minuti per salvare la vita di un paziente adulto o un bambino. E noi ci siamo preoccupati di questo aspetto sull'isola perché siamo lontani, perché siamo una zona disagiata e perché dobbiamo essere autonomi nella rianimazione e nel soccorso delle persone con arresto cardiaco. Per questo abbiamo programmato per il 16 ottobre un evento Viva, che è un evento ormai europeo che ha preso sempre più piede anche qui in Italia, che è un evento formativo per i giovani dell'Istituto Omnicomprensivo Axel Munte per la formazione sulla rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione da corpo estraneo. Noi pensiamo che in diversi anni potremmo formare centinaia di ragazzi i quali porteranno queste nozioni a casa, per cui in ogni angolo di strada fra qualche anno avremo una persona, adulto o bambino, capace di rianimare un soggetto, una persona priva di coscienza in arresto cardiaco, in qualsiasi posto dell'isola. Il progetto inizia il 16 ottobre di quest'anno. Perfetto, grazie.